La storia di Urbino affonda le proprie radici nell'epoca romana, quando per la sua importante posizione strategica fu dotata di solide mura e divenne una città fortificata. Il periodo di massimo splendore di Urbino è legato però al 400, grazie all'apporto di Federico di Montefeltro. In quegli anni d'oro Urbino acquisì quell'eccellenza monumentale e artistica che le permise di estendere la propria influenza al resto d'Europa. La città diventò una magnifica corte principesca, ospitando il meglio che la cultura umanistica rinascimentale italiana potesse offrire in quel momento. Piero della Francesca, Luciano Laurana, Leon Battista Alberti e Giovanni Santi, padre di Raffaello. I luoghi di Urbino, da non perdere, sono legati ai periodi di massimo splendore della città. Il centro storico ha un'estensione di poco più di 1 chilometro quadrato e può essere percorso a piedi alla ricerca di cose da vedere e ammirare tra monumenti e opere d'arte. Il maestoso Palazzo Ducale è un capolavoro di arte rinascimentale che ospita la Galleria Nazionale delle Marche e il Museo Archeologico Lapidario. A due passi, nella stessa piazza Duca Federico, da cui si accede al palazzo, si erge il Duomo di Urbino, dedicato a Santa Maria Assunta e ricostruito interamente dopo il terremoto del 1789. Sotto la cattedrale di Urbino si nasconde l'oratorio del Santissimo Crocifisso della Grotta, noto anche come Oratorio della Grotta, composto da 4 cappelle erette tra il XVI e il XVII secolo. All'interno della Cappella della Resurrezione è conservata la Pietà in marmo scolpita da Giovanni Bandini del 1597. La casa natale di Raffaello è la sede del museo che ospita dipinti e tavole dell'artista e di suo padre Giovanni Santi. Non distante da Casa Santi si trova la fortezza Albornoz, realizzata nella seconda metà del XVI secolo, con funzione difensiva sul punto più alto della città. Dal Duomo di Urbino potete raggiungere l'oratorio di San Giovanni Battista, una piccola meraviglia che nasconde un colorato ciclo di affreschi realizzato dai fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni intorno al 1416. Il centro storico di Urbino è un luogo magico e dal 1998 le sue bellezze gli hanno valso l'iscrizione alla lista mondiale dell'UNESCO. I bellissimi palazzi, le chiese e le stradine così caratteristiche sanno trasportare il turista direttamente nel XV secolo, quando Urbino era la sfavillante città dei duchi, ricca di fermento culturale e pervasa dall'incantevole splendore dell'arte. Oggi siamo arrivati al termine di questa puntata. Dalla città di Raffaello è tutto. A presto per altre nuove mete, sempre solo su Officina Fotografica.